Una mattinata dedicata alla legalità e alla deontologia professionale per tutelare il patrimonio culturale. A tenere la lezione nella sede dell'ente di formazione Irigem di Rosà, i carabinieri del nucleo TPC di Venezia, che hanno affrontato e approfondito il tema dei falsi nell'arte, tecniche di riconoscimento ed elementi di diagnostica non invasiva. All'incontro hanno preso parte anche gli iscritti al corso gratuito di specializzazione per restauratori e tecnici del restauro di beni culturali di Irigem. Un impegno, quello delle forze dell'ordine, che spazia dall'acquisizione di notizie per la protezione del patrimonio storico e artistico fino alla prevenzione e alla repressione dei reati, passando per il recupero dei beni culturali, dei materiali scientifico-didattici, avvalendosi anche dell'intelligenza artificiale. Momento di formazione e informazione e anche di collaborazione con gli esperti che stanno crescendo attraverso i corsi di formazione di queste scuole che si occupano di restauro. È importantissimo collaborare con le nostre scuole, con i nostri ragazzi che rappresentano il nostro futuro. È importantissimo lavorare sulla cultura e valorizzare quelle che sono le risorse e i beni che abbiamo nel nostro territorio. E sull'importanza di scuole che affrontano corsi nel settore del restauro, il sindaco di Rosà commenta che ci rendiamo conto quanto questo possa essere anche un'opportunità vera di lavoro, quindi quali sono poi i possibili sbocchi professionali, e riscontriamo che sono molteplici, e quindi è bello come una passione, come un'attività molto specializzata come quella legata al restauro,